Questa volta è un giovane pilota abruzzese di 21 anni che corre nel campionato italiano Supersport. Il team per cui corre è quindi questo, questa è la sua moto, ancora mezza nuda, però è pur sempre un bel vedere. Il pilota in questione è Lorenzo Pedraca, pilota che ha corso anche nel motomondiale 2 anni fa, nel 2016. E adesso andiamo a sentire cosa sta succedendo con lui e sulla sua carriera. Ciao a tutti, mi chiamo Lorenzo Pedraca, quest'anno sono impegnato nel CIV Supersport 600. Il campionato è veramente molto interessante, soprattutto per me che vengo da una categoria totalmente diversa come la Moto 3. Pago lo scotto di cambiare totalmente moto, una moto completamente diversa, però pian piano ci stiamo avvicinando alle posizioni che più ci interessano. Allora, partiamo dalle origini, ecco, parlaci un po' di quando hai iniziato a correre e facci un riassuntino della tua carriera, di come è andata finora, poi di alcune fasi ne parleremo poi un po' più approfonditamente. Ho iniziato la prima gara a ruote alte nel 2012, prima ero impegnato con le minimoto, ho corso per 3 anni nel CIV minimoto, passando dal 2009 al 2011, passando poi nel 2012 nel campionato italiano pre-GP, seguendo poi il 2013-2014 al CIV Moto3, dopodiché mi sono spostato al CEV nel 2015-2017, sempre correndo in Moto3. Nel 2016 ho partecipato al Moto Mondiale con il Team Italia in sella alla Mahindra. Parlaci soprattutto di questa esperienza nel Moto Mondiale. È stata personalmente una bellissima esperienza, sia per il contesto dove ci si trova, sia per i piloti con i quali ci si confronta. È un campionato molto duro in quanto è di un livello altissimo e anche di un'intensità come carico sia il weekend che come numero di gare. Sono 18, quest'anno 19 le gare del mondiale. Il primo anno si paga moltissimo sia il numero di gare che le tantissime trasferte anche oltreoceano. L'approccio al mondiale cambia da pilota a pilota. Io personalmente mi sono trovato bene in mezzo ai piloti migliori del mondo. Peccato, abbiamo pagato un po' troppo cara un mezzo non competitivo come gli altri, che non mi ha portato a fare grandissimi risultati durante l'anno, però sono sicuro che comunque è stata un'esperienza che mi ha lasciato veramente tanto sia come persona che come pilota. Cosa ti ha lasciato soprattutto? Sicuramente la capacità di adattarmi a tantissime situazioni differenti che si trovano in pista, dall'acqua al freddo al caldo, da una miriade di piste nuove, sia come persona, anche perché si sta spesso soli, si viaggia molto, quindi bisogna essere attenti a se stessi. Qual è il momento più bello che hai avuto in quell'anno e qual è invece il più grande rammarico? Allora, il più grande rammarico è stato non poter raggiungere l'obiettivo che mi ero posto inizio stagione, di prendere assolutamente più punti. Bei momenti sono state la gara qui a Misano, dove mi sono trovato per la prima volta veramente bene, veramente competitivo, con tempi veramente ottimi. Un altro momento molto bello sono stati i primi punti in Malesia, ma anche tutti i viaggi e lo stare insieme al team. Con la Moto3 c'è corso anche l'anno scorso nel CEV, poi cosa ti ha spinto a passare allo Supersport? Diciamo, pensavo che con la Moto3 di essere arrivato, sia come età che come esperienza, dopo 5 anni in Moto3 ho deciso di cambiare, anche perché avendo seguito quella strada sicuramente non mi avrebbe portato ad altro. Mentre con la Supersport ci sono molte più finestre, ora come ora. Sono uno studente di economia dell'università della mia città, ovviamente di Teramo. Poi ovviamente fuori dal circuito mi alleno come tutti quanti i miei avversari, tra palestra, corsa, bicicletta, nuoto.
godo adesso l'estate. Tu quindi vieni dall'Abruzzo, è una terra che comunque non ha grande tradizione per quanto riguarda il motociclismo e non ha neanche tutti questi tempi, quindi mi sembra. Tu come ti sei adeguato alla situazione? Venire dall'Abruzzo vuol dire purtroppo non essere tagliati fuori, ma comunque non avere a disposizione appunto piste, strutture che hanno a disposizione altri piloti, per esempio qui della Romagna o anche del nord. In Abruzzo comunque siamo una bella, siamo un bellissimo gruppo di piloti che corriamo in varie categorie, dal CIB al CEB, anche al Motomondiale adesso con Stefano Nepa. Ci alleniamo insieme, cerchiamo di aiutarci come fanno piloti professionisti dai quali prendiamo spunto, però purtroppo la mancanza di impianti ci limita molto. Quanto incide questo sul trovare sponsor anche? Perché anche questo è un aspetto fondamentale. Questo sì, trovare sponsor nella nostra terra è veramente duro, perché nessuno guarda con buoni occhi al motociclismo, non vedendo come è utile sponsorizzare i motociclisti per promuovere la propria immagine. Come mai? Da noi è molto più seguito il calcio, e soprattutto non si conosce l'importanza e il livello e la professionalità delle persone che corrono qui al CIV, ma anche in campionati minori o maggiori. Quindi il motociclismo viene visto come uno sport proprio di... Sì, ci sono pochissimi... Di Serie B, se non addirittura peggio. Ci sono pochissimi esperti, quando si parla con le persone non sanno minimamente cosa sia il CIB, il CEB, il Motomondiale, non hanno alcuna idea sulla differenza che ci sia tra le categorie o tra le moto. Quindi è come parlare con un muro. Le persone non hanno minimamente idea di, appunto, di livelli, categorie e professionismo che c'è dietro. Però è cambiato qualcosa nella tua vita, dalle tue parti, dopo che hai iniziato a correre anche a livello internazionale, hai fatto anche l'anno? Sì, qualcosina è cambiato, è nata un po' la voce, è iniziato a girare la voce che ci fosse un pilota teramano del mondo mondiale o comunque tra i professionisti, però non siamo conosciuti, non siamo famosi. La nostra visibilità è molto limitata ad amici, parenti e conoscenti che ci aiutano e ci danno supporto. Diciamo che è il vostro zoccolo duro comunque. Sì, diciamo, è molto più conosciuto un calciatore di media fascia che un pilota di punta. E a scuola come la vedevano questa tua passione per le moto? A scuola dai miei compagni ero ben vista, anzi erano felicissimi che ci fosse un pilota da loro, forse come se avessero capito un po' il livello sul quale ci aggiriamo nei piloti del CIB o altre categorie. I professori storcevano un po' il naso per le classiche problematiche delle assenze e tutto il resto che purtroppo ci obbliga a questo sport, ma erano anche loro un filo orgogliosi. Molti sono anche stati miei spettatori in diretta alle gare. Ho provato un bellissimo calore da tutte le persone vicine a me. C'è qualcuno che vuoi ringraziare in particolare per essere arrivato dove sei arrivato? Innanzitutto ovviamente la mia famiglia e anche tutti gli amici più stretti che mi hanno spinto e avvicinato al mondo delle moto, e naturalmente anche tutti i miei sponsor. Ah, quindi sono stati amici a spingerti verso il mondo delle moto? Sono stati amici, il mondo delle moto mi è venuto andando a giocare a calcio, ho passato davanti una piccola pista che ora è chiusa. E avevo la voglia di provare le mini moto. Mio padre era estremamente contrario, ma poi dei suoi cari amici motociclisti l'hanno convinto a farmi provare. Poi, vedendo che con la moto mi veniva meglio che con il pallone, abbiamo deciso di cambiare sport. E eri soddisfatto di questo comunque? Cioè, col senno di poi? Col senno di poi quello che è stato fatto è giustissimo. Però sicuramente la cosa più bella è stata trovare dopo un po' l'appoggio della mia famiglia, che prima vedeva il mondo delle moto totalmente in un'altra maniera. Ti ringrazio molto Lorenzo e in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo.